Dopo la grande cena popolare, ecco una nuova iniziativa di Matteo Ricci, il coordinatore dei sindaci del Partito Democratico. Si chiama Testa Alta e Pedalare, il tour lanciato nei giorni scorsi via social e iniziato questa mattina con la partenza dall'Arco d'Augusto a Fano. Un tour di 5 giorni con arrivo a Roma previsto per il 23 aprile. L'iniziativa è nata per ricucire l'Italia contro l'autonomia differenziata che divide il paese e penalizza proprio le regioni centrali, commenta Matteo Ricci, che da tempo ha dato la sua disponibilità per le elezioni europee 2024. In questo momento si sta discutendo in Parlamento il disegno di legge sull'autonomia differenziata. È un disegno di legge molto pericoloso perché divide un paese già molto diviso dal punto di vista sociale e territoriale, e non lo divide solo tra nord e sud, ma rischia di dividerlo anche tra centri e periferie, tra coste e aree interne. E noi abbiamo un compito in più in questa parte del paese, perché noi non solo siamo la cerniera che tiene unita l'Italia, ma noi rischiamo anche di più dentro l'autonomia differenziata, di essere di nuovo schiacciati da una questione meridionale storica che giustamente verrà difesa e una questione settentrionale che riemerge. Tra i temi anche la sostenibilità. Il 2023 è stato l'anno più caldo di sempre, dice Ricci. Dobbiamo accelerare la transizione ecologica. Un occhio di riguardo all'ambiente. Per questo motivo il coordinatore dei sindaci del PD ha scelto la bicicletta per il tour sulla via Flaminia. Aver scelto la bicicletta come simbolo è un modo per far diventare la sostenibilità sempre più un elemento della nostra politica. E il terzo tema, ne abbiamo fatte tante in passato, è anche una biciclettata per la pace, perché siamo circondati dalla guerra in Ucraina, in Medio Oriente, un'escalation militare che rischia di aumentare giorno dopo giorno, e quindi va rialzata anche con forza la cultura della pace. Questi sono i tre temi principali che affronteremo durante tutto il viaggio, poi ogni tappa avrà delle motivazioni a sé. In questo caso sono contento che ci siano gli amici di Fano, vedo anche Tosi qua, perché noi oggi andiamo verso il Furlo come prima tappa e avremmo voluto farlo lungo una pista ciclabile. Invece da anni un dibattito ideologico arretrato sul ritorno di una ferrovia che tutti sanno che non tornerà mai ha bloccato il progetto della pista ciclabile, e quindi è anche questo un modo per rilanciare un progetto fondamentale per la vallata del Metauro, che poteva essere già realizzato esattamente come la ciclabile tra Pesaro e Fano, ma per una visione miope della mobilità e un po' nostalgica è ancora ferma al palo, è una delle tante promesse mancate della Regione Marche. E poi arriveremo a Cantiano e lì faremo il punto con il sindaco di Cantiano sulle questioni legate all'alluvione. Ci sono tanti ritardi, tante strade ancora da aprire, tanti problemi da risolvere, tanta burocrazia da semplificare, e quindi tappa dopo tappa metteremo a fuoco anche i vari problemi dei luoghi specifici che andremo a visitare.